L'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle rischia di far saltare l'amministrazione capitolina. Il bilancio di Roma Capitale contava sul decreto legge Salva Roma, che doveva essere convertito in legge entro il prossimo 28 febbraio, ma a causa della silva di emendamenti di leghisti e grillini il decreto è stato invece ritirato dal governo e si è rinunciato quindi alla sua conversione. Per il bilancio capitolino si tratta di un duro colpo. Il sindaco Marino, appena appresa la notizia, è corso a Palazzo Chigi dicendosi non pronto per il ruolo di commissario liquidatore. In serata è stato ricevuto dal ministro dell'economia Padoan. Senza il decreto Salva Roma le casse del Campidoglio devono fare a meno di 485 milioni di euro, 320 previsti nel bilancio 2013 e altri 165 in quello del 2014. Il sindaco Marino, il presidente della regione Lazio Zingaretti e altri esponenti del PD hanno accusato il Movimento 5 Stelle di ostruzionismo ingiustificabile ed irresponsabile. Nel tardo pomeriggio il movimento di Beppe Grillo in una conferenza ha risposto così al PD. Le veghe interne del partito di maggioranza con il sindaco del PD stesso creano queste condizioni e mettono la capitale in una situazione disastrosa. Ci sono delle forti contrapposizioni, stiamo cercando di ricucire quello che si può ricucire, è chiaro. Con la decadenza di questo decreto ora bisognerà correre ai ripari. L'idea è quella di prevedere intanto una norma che faccia salvi gli effetti che sono stati prodotti dai due decreti legge Salva Roma, perché altrimenti il Comune si troverà necessariamente con un buco di bilancio nel momento in cui farà il decreto il conto consuntivo. La mancata conversione del provvedimento impedisce di mettere in sicurezza i conti del Campidoglio, che rischia così il default. Il danno per Roma sarebbe clamoroso. Il sindaco Marino spera ora che venga presto redatto un altro decreto, ma i tempi potrebbero essere molto stretti.